Il Teramo si congeda nel migliore dei modi dal 2018. La vittoria per 2-0 sul Sud Tirol è un sigillo conclusivo per il diavolo dopo un anno solare un po' così, ma che specie nella parte finale qualche gioia in più l'ha regalata. Il successo del Bonolis altro non è che la conferma di una squadra in salute, volitiva, che magari non avrà grande qualità, ma che ha imparato a soffrire nei momenti difficili di una stagione, appena un po' oltre la metà. La gara con la formazione di Zanetti è stata tutt'altro che una passeggiata, con Rocco Costantino in tribuna ad ammirare la partita e quella che potrebbe diventare la sua prossima casa. Tutto dipenderà dal mercato, quello stesso mercato che sembra aver deciso che quello dell'1-0 è stato l'ultimo gol di Bacio Terracino in maglia Teramo. Il gol che spezza l'equilibrio della gara nella ripresa, infatti, è un concentrato di voglia, di tenacia di un attaccante che lascerà presto il biancorosso portandosi dietro la netta sensazione che in un reparto assortito meglio avrebbe potuto fare davvero molto di più. Ma l'ultima dell'anno ha confermato la crescita esponenziale di Angelo Persia, vero e proprio erede del Cenciarelli che fu. Ha evidenziato che Proietti, entrato in corso d'opera per Ranieri, ha perfettamente il polso del gioco del diavolo e De Grazia, capocannoniere tra i biancorossi con i suoi 4 sigilli, tutti al Bonolis, ha portato già in dote un bottino di punti che si avvicina al numero che porta sulla maglia. Cancellato dunque il passo falso di Terni, in un finale che restituisce al Teramo una classifica più consona alle reali potenzialità della squadra. Un primo tempo da sbadigli, ravvivato solo da un legno per parte, Persia e Tait, una ripresa appannaggio, almeno all'inizio, della formazione di Zanetti, che tuttavia ha il demerito di non concretizzare a dovere, con Turchetta specialmente, su cui è miracoloso un Lewandowski stile Garella. La conseguenza è il vantaggio proprio di Bacio Terracino, con un diagonale che sa di liberazione dopo tante settimane passate a vedere i compagni giocare, nel giorno in cui Piccioni rifiuta la panchina e chiude la sua sfortunata avventura in Abruzzo. Dopo il vantaggio il Teramo si scioglie, il Sud Tirol rimane in 10 per il secondo giallo rimediato da Oneto che abbatte un Bacio Terracino indemoniato e con la sventola di De Grazia che certifica il momento positivo di una squadra che ora tira il fiato ma che ha 23 punti e adesso in una posizione più comoda di classifica. Rompete le righe dunque e appuntamento al 2019, il 19 per la precisione, e sarà un rientro da brividi. Si va a Riviera delle Palme per un derby, quello con la San Benedettese, che potrebbe rilanciare ancora di più un diavolo ora più vivo che mai.